L'uscita dalla crisi sembra allontanarsi. L'Italia, strangolata dalla recessione, sprofonda in una disoccupazione sempre più nera. A luglio si conferma ai massimi dal 2004, un 10,7% che fotografa un paese dove il lavoro è un miraggio per molti. Lo è sicuramente per i giovani, oltre il 35% non ha un posto, il triplo del tasso complessivo di disoccupazione, in continua crescita, soprattutto tra le ragazze che vivono nel mezzogiorno. Per loro è davvero dura, una su due è a casa, senza impiego. E quando il lavoro c'è è quasi sempre instabile. I precari sono ormai un esercito, dice l'Istat, di quasi 3 milioni di persone. Tra aprile e giugno di quest'anno è stato raggiunto il picco massimo dal lontano 1993. Un mercato del lavoro difficile, quello italiano, unica magra consolazione, in Europa stanno leggermente peggio. A luglio, calcola Eurostat, il tasso di disoccupazione della zona euro è all'11,3%, mai così tanti senza lavoro da quando abbiamo la moneta unica. Intanto in Italia le famiglie devono fare i conti anche con la corsa dei prezzi, perché dopo alcuni mesi di relativa calma l'inflazione è tornata a crescere. Ad agosto sale al 3,2%, ma il dato preoccupante è un altro, lievita il costo del carrello della spesa. L'insieme dei beni maggiormente acquistati dalle famiglie, su del 4,3%, dalla benzina al cibo, tutto più caro. Sul banco degli imputati il caro carburanti, e c'è da scommetterci, le fiammate dei prezzi degli ultimi giorni faranno impennare ulteriormente l'inflazione il mese prossimo, rendendo la vita ancora più complicata a chi già fa fatica a tirare avanti. Solo una famiglia su tre ha abbastanza soldi per una vita dignitosa, calcola oggi l'Eurispes.